Buonasera e bentrovati a Storie di tutti i giorni, una quarta puntata dal sapore particolare perché ci troviamo all'esterno della Cittadella della Musica e tra poco qui nella sala intitolata a Mafalda Molinari si darà una premiazione speciale. L'associazione Mare Nostrum 2000 elegge praticamente ogni anno la donna dell'anno e andremo a scoprire appunto a brevissimo chi sarà premiato per l'anno corrente da questa associazione per il premio. Che si inserisce in una serie di eventi che poi culmineranno con il tradizionale Palio Marinaro di Civitavecchia. Gabriella Sarracco, intanto l'applauso. Veramente con il mattino, Gabriella. Complimenti per quello che fai e grazie. Grazie. Quelli chiamati che ti hanno dato una cifra sbagliata, invece io ci tengo a dire che abbiamo recuperato oltre 1.800.000. È importante che io lo dica perché sono soldi che andranno tutti ad ampliare l'offerta che fino ad oggi ha potuto fare la Fondazione. Quindi dal prossimo anno saranno bandi che prevederanno dei contributi sicuramente più ricchi per tutti e penso che questo sia bello per tutta la nostra città e non solo, perché come sapete sotto la fondazione ci sono ben 9 comuni e ogni comune ha ogni anno la sua bella parte, tutti i comuni, quindi per noi è una gioia. Poi colgo l'occasione per fare la fanatica, ma la colgo perché ho ascoltato tutto ciò che è stato letto sulle grandi donne che mi hanno preceduto e quindi ci tengo che aggiungano un'altra cosa al mio curriculum. Non l'ho mai detto alla stampa, l'ho tenuto per me, però visto e considerato dove mi trovo questa sera, lo dico, sono stata nominata fino al 2028 in una delle fondazioni più importanti d'Italia, la Fondazione per il Sud, che conta 6 regioni italiane. Perché lo dico? Perché il Sud è la zona d'Italia che più ha bisogno di sostegni, di aiuti, sia a livello economico che sociale. Quindi per me è una grande, grande soddisfazione che mi abbiano voluta eleggere in una grande fondazione che si chiama Per il Sud, perché prende tutte le regioni del Sud, prende anche il Lazio. Finora il Lazio non ha mai ricevuto dei fondi perché non arrivavano mai dei progetti importanti. Ora del Lazio sono entrata io e chi mi conosce sa che se assumo un ruolo, se accetto un incarico, poi cerco di portare del bene alla regione che io vado a rappresentare e farò in modo che i 28 milioni di euro che quest'anno sono stati messi a disposizione, perché non li mettiamo noi, arrivano dal nord tanti tanti soldi dalle fondazioni più ricche e allora mi adopererò per far sì che esca fuori qualche bel progetto della nostra città,
dalla nostra regione. Ci rifacciamo le barche. Anche da noi si possa dire che è arrivato qualcosa di importante, di buono, che andrà a favorire, però lo dico subito, soprattutto i bambini. I bambini che oggi come oggi, a noi sembra strano, ma oltre ad essere spesso vittime di povertà economica, familiare, che è sempre più in aumento, sono anche vittime di una grande povertà educativa. E allora è giusto che noi ci concentriamo su chi ha più bisogno. Perché vedete, oggi io ho incontrato la stampa, abbiamo fatto una conferenza stampa con la dottoressa Bravetti, la direttrice dei carceri Civitavecchia, e abbiamo parlato dei detenuti, quei detenuti che sono finiti dalla dottoressa Bravetti o a Regina Coeli perché non hanno avuto la possibilità spesse volte di crescere culturalmente, avere una famiglia che li ha seguiti, perché vedete, se non c'è cultura non possiamo avere visione di un futuro. Il Palio Marinaro fa cultura, fa una grande cultura, partendo da quelle che sono le nostre tradizioni, ma ampliando. Oggi abbiamo Malta con noi, è una cosa meravigliosa. Che significa? Che si va avanti. Partendo dalla cultura abbiamo più chiaro il futuro. Chi non ha cultura difficilmente potrà affrontare in modo sereno, in modo onesto, in modo serio il futuro. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio il Palio Marinaro che oggi mi ha voluto dedicare questo premio. Sono felicissima perché io sono una Civitavecchiese doc e quindi per me ricevere un premio che riguarda fortemente la mia città è una gioia grandissima. Grazie. E la motivazione con la quale è stato conferito il premio alla donna del Palio Marinaro alla professoressa dottoressa Gabriella Sarracchi. Per il suo trascinante entusiasmo e per il suo impegno nel sociale, nella scuola e nella politica, nel sostegno e valorizzazione delle tradizioni storiche cittadine, nonché in particolare per essere riuscita con un duro, incessante ed efficace lavoro di risanamento a ridare credibilità e fiducia nella Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, che da sempre svolge un ruolo fondamentale nella vita delle comunità locali, che di fatto con altissimo merito la collocano tra le figure eccellenti che danno lustro alla città. Io ovviamente volevo ringraziare tutti quanti per questo anno che è stato insieme, anzi un anno e mezzo, lì bisogna modificare il 2021-2022, riguardare gli annali, che sono stata un anno e mezzo la Marina del Palio, insieme a tutti quanti, mi ha fatto molto piacere. Ovviamente non sono nulla in confronto alla dottoressa, che è impossibile, però a mio favore che sono stata prima, quindi dopo il prossimo anno sarà dura trovarne un'altra migliore della signora, quindi quelle che vengono prima se le dimenticano tutte, pazienza. Ho fatto molta grazie a tutti. Grazie a te per lo scorso anno, perché è bene ricordare che il Palio Marinaro è anche il canottaggio, il progetto di canottaggio nelle scuole, proprio quello che diceva Gabriella, aiutare i giovani che magari non possono permettersi lo sport. Ci sono qua loro a cui vorrei fare un applauso, ma sono veramente meritano, perché sono quelli che allenano i ragazzi, allenano quelli giovani, poi gli equipaggi degli adulti va bene, fanno da soli, ma i ragazzi è veramente bello. Paola l'altro anno ha sostenuto veramente tutti questi ragazzi, quindi noi attendiamo Gabriella sabato a fare questa cosa, perché i ragazzi hanno bisogno di essere sostenuti. Grazie. Quindi veramente grazie a Paola e grazie a Gabriella. Grazie. Abbiamo invitato il signor sindaco, gli facciamo un sindaco. E poi diciamo che il sindaco è fortunato, perché
che si è contornato di assessori donne bravissime, esatto, tra cui la signora Cinzia Napoli, fatti vedere, brava. Aspettavo tanto per vedere un paio perché il Covid l'hanno proprio, però beh, sì, hai preso via, insomma, si dice ormai sì. Buonasera, buonasera a tutti, ma io credo di essere veramente fortunato perché vivo, oltre per quello che stavi dicendo, ma perché vivo in una città dove ci sono eccellenze. Ci riferiamo a quello che è stata l'indicazione del passato, le donne che sono state e hanno avuto il riconoscimento che voi date annualmente, e ci riferiamo oggi a una persona splendida. Io, che vi dico, sono molto di parte, perché il legame che ho con Gabriella è un legame collegato a un grande affetto. Ci siamo conosciuti da tanto tempo e a proposito delle esperienze politiche ne abbiamo condivisa una meravigliosa, perché lei era l'assessore all'istruzione, io ero, a parte il vice sindaco, l'assessore alla cultura, e mai due situazioni che possono coinvolgere aspetti così importanti, no, della vita quotidiana, la cultura e l'istruzione, potevano andare così d'accordo come effettivamente si è verificato in un momento storico in cui Gabriella anche in quell'occasione ha dato il meglio di sé, e questo lo voglio ricordare per le progettazioni, per le idee, per la capacità, per la grande umanità, perché poi non dimentichiamo che tra le tante doti che avete voi citato, probabilmente una che spicca e che, ripeto, mi rende ancora più orgoglioso di conoscerla e di essere suo amico, è la grande umanità, una sensibilità non comune che la porta ad essere presente in tutte le situazioni per quell'amore viscerale che prova per la sua città, e non è cosa di poco conto. Poi per il resto, insomma, siamo tutti di parte, lo dico nel senso che ben vengano questi riconoscimenti alle figure femminili, perché è giusto che sia così, ripeto, soprattutto in una città dove le figure femminili emergono, e lo vediamo in tanti campi, in tanti settori. Credo che questo sia un aspetto assolutamente importante, fondamentale. Quindi grazie, complimenti per la scelta, perché l'hanno scelto chissà come mai, ma insomma complimenti per la scelta, Gabriella, che poi insomma che hai fatto, nulla, non hai fatto nulla in tutti questi anni. Grande, grande donna Gabriella, ma veramente di cuore te lo dico, complimenti. E un benvenuto ai nostri ospiti di Malta, che non so quanto fino a qua cosa avranno capito di quello che abbiamo combinato questa sera, però lo capite, mi fa piacere. Sì, quindi, scusa, tra le donne posso permettervi? Sì, lo stavo dicendo, a maggior ragione, prego, insomma, con tutto il rispetto dell'amico Filippo Marini dell'Ammiraglio, però, insomma, abbiamo una rappresentanza femminile manca, anche prego, in questo campo. E quindi, Gabriella. Sì, aspetti che vado aperto, almeno così siate qui davanti per le cose. Grazie. Bellissimo, grazie. Ti avvicinate, dai, così. Prego, prego, venite, Cinzia. La signora Bravetti, Ricotta, i suoci, dai, forza, siete. Anche voi. È importante. Lui fa le foto. Che mi prende me. È il nostro fotografo. Le passo io. Ci troviamo nella sala Molinari della Cittadella della Musica perché si è appena svolto un evento particolarmente importante con Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Caricip, e anche tante altre cose, insomma un curriculum brillante. Lei è stata insignita della Donna dell'Anno, Fondazione Palio Marinaro, l'Associazione Mare Nostrum 2000, insomma un premio importante. Che emozione le ha fatto ricevere questo premio? Una grande emozione, devo dire la verità, perché io sento molto di essere Civitavecchiese, amo le tradizioni, ma quelle che poi ti portano verso un futuro migliore, e questo è quello che fa Mare Nostrum con il nostro palio. Tra le tante cose che
mi sono state dedicate, tra le tante parole che mi sono state dedicate, mi sono commossa alla definizione del sindaco, quando ha detto che tra le tante ne mancava una, ed era umanità. E questo mi ha fatto piacere sentirmelo dire, perché sono sicura di essere una persona umana che guarda ovunque c'è bisogno e i miei occhi si fermano e non si allontanano e rimangono. Umanità, tante qualità, ma soprattutto anche tanto impegno, insomma, lo diceva prima e l'abbiamo anche ascoltato dalla presentazione che ha fatto da apripista alla consegna del premio con la Fondazione Caricip, e non solo, un impegno costante nel sociale, nel volontariato, anche nello stesso Palio Marinaro con Dragonbot, insomma, il suo sostegno è stato praticamente costante e ha raccolto anche il testimone di tante altre donne, tante altre eccellenze, anche civitavecchiesi, perché Civitavecchia ha veramente tanto da offrire e lei insomma è la premiata stasera, ma appunto c'è un grande ventaglio di eccellenze locali. Infatti io sono veramente orgogliosa di ricevere questo premio che dal 2015 è stato assegnato a tutte donne che sono emerse per quello che fanno, perché parliamoci chiaro, tutto quello che viene letto, che viene detto, dimostra che ogni donna che è stata premiata ha fatto molto, molto per la città, molto per la comunità, per la scuola, per il sociale, per la cultura. E quindi sono orgogliosa di essere anch'io entrata a far parte delle donne del Palio Marinaro.